Pareggio di rigore 1-1 tra la Miternina e l'Avezzano. Probabilmente la divisione della Posta va stretta ai giallorossi scoppitani, visto che Torbidone si è fatto parare un calcio di rigore sullo 0-0 e poi nel finale del primo tempo Davino avrebbe parato il tiro di D'Alessandris quando la palla aveva già superato la linea di porta. Per la cronaca, all'undicesimo la Miternina conquista un calcio di rigore. Ndiaye colpisce con un braccio la punizione dal limite di Torbidone. Sul dischetto si presenta lo stesso Torbidone, ma il suo tiro è deviato in angolo da Davino. Al 20° ancora la Miternina con Terriaca che sfiora il palo. Al 22° si vede l'Avezzano, uscita avventata di schiena, ma il pallonetto di Bittaglie non ha fortuna perché Di Ciccio è bravo a liberare. Al 37° l'arbitro concede il calcio di rigore all'Avezzano per l'atterramento in area di Bittaglie ad opera di Gizzi. Bisegna realizza. Il primo tempo si chiude con un giallo in area marsicana. Il tiro di D'Alessandris viene parato da Davino quando la palla ha superato la linea di porta, per l'arbitro non è gol. Nella ripresa la Miternina conquista un altro rigore al quinto per un fallo di Felli. Questa volta Torbidone non sbaglia. Al 28° la Miternina perde uno dei suoi migliori giocatori. Petrone si infortuna alla spalla e viene sostituito da Franco. Al 36° l'Avezzano si rende pericoloso con un colpo di testa di Iommetti su cross di Bisegna. La Miternina crea qualche grattacapo agli ospiti al 41°, ma il colpo di testa di Terriaca è debole. Per come si era messa la partita, alla fine va bene anche il pareggio, però è la terza partita che abbiamo la possibilità di sbloccarla sul calcio di rigore e non siamo fortunati quest'anno con questi calci di rigore. E poi prendiamo il gol e siamo costretti ad inseguire, quindi a mettere in campo il doppio delle forze necessarie. E ancora una volta i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, sia il primo tempo che nel secondo tempo hanno dato tutto quello che dovevano dare. Peccato, ecco, che ancora non riusciamo a gestire questi piccoli particolari che poi ci possono permettere di prendere i 3 punti. La rosa è incompleta e non lo sappiamo. La cosa che più ci dispiace è che perdiamo una persona professionalmente molto valida, perché De Matteis ci ha prospettato l'idea che vuole andare via. E quindi ci dispiace moltissimo, perché De Matteis qui ha dimostrato di essere un professionista serio, ha giocato bene, ha dato una mano, e quindi questo ci mette un po' di difficoltà. Torneremo sul mercato e vediamo in settimana di concludere. Noi avevamo in mente di sostituire Omar Valente e adesso dobbiamo sostituire anche De Matteis. Sostanzialmente il pareggio si può stare, è stata una partita molto equilibrata, anche se nel secondo tempo abbiamo creato un po' più di pressione, ci abbiamo provato un po' di più, abbiamo avuto due o tre occasioni buone, in particolar modo quella di Ometti di testa che è uscita di poco, però oggi per noi era importante dare continuità, non perdere sicuramente e far vedere che ancora quella voglia che abbiamo avuto, soprattutto nel secondo tempo fino alla fine, di portare a casa i 3 punti, però andiamo, insomma, ci teniamo questo pareggio, muoviamo la classifica, diamo continuità dei risultati e quindi va bene per ora.